Le opportunità di investimento più interessanti, secondo noi di Allianz Bernstein, in questo scenario molto sfidante, risiedono proprio oltreoceano. Perché oggi crediamo che ci siano grandi opportunità negli Stati Uniti? Perché il contesto americano è molto cambiato negli ultimi anni. Biden ha dato un segnale forte. Il primo punto della sua agenda è stato proprio di rientrare nell'accordo di Parigi sul clima. E chiaramente l'America arrivava anche da un presidente ben diverso, Trump molto poco vicino a queste tematiche. In particolare, poi, il piano di Biden, che nel gennaio 2021 puntava a un climate plan da 2.000 miliardi di dollari, ha visto proprio poche settimane fa il suo passaggio al Senato americano. È vero che sono stati approvati 740 miliardi, di cui 370 a favore delle energie rinnovabili per combattere il cambiamento climatico, ma nonostante questo importo sia inferiore ai 2 trilioni inizialmente stimati, stiamo comunque parlando di un ammontare 4 volte superiore a quello dell'ultimo piano americano sul clima varato nel 2009. L'obiettivo di questo piano è di ridurre le emissioni del paese di circa il 40% entro il 2030 rispetto ai valori misurati nel 2005. Ma l'impatto altrettanto importante è sul costo dell'energia, che si ridurrà grazie all'utilizzo di queste fonti rinnovabili come il vento, il sole e l'idrogeno. Si tratta quindi di un piano che dà grande spazio sia al rinnovo delle infrastrutture fisiche, sia a quelle digitali, sia alla mobilità elettrica. Pensiamo poi che in questo contesto economico-finanziario sicuramente difficile, gli Stati Uniti d'America abbiano due interessanti punti di forza, che direi anzitutto sono il livello di earnings, cioè è vero che gli utili sono stati rivisti al ribasso, gli utili americani sono stati rivisti al ribasso, ma è anche vero che sono ancora molto interessanti se confrontati con quelli di altre aree geografiche, e poi siamo anche ai livelli minimi di disoccupazione negli ultimi 5-7 anni. Quindi stiamo parlando di un'economia che sarà comunque in grado di crescere, anche se di poco, nel 2023. Per noi dell'Alliance Bank, gli Stati Uniti sono il mercato domestico, il mercato che quindi conosciamo molto bene, e soprattutto siamo tra le poche case di gestione ad avere una strategia sostenibile e tematica dedicata al mercato americano, ovvero il nostro Sustainable US Thematic, una strategia a cui guardare con grande interesse nel medio-lungo periodo. Si tratta di una strategia articolo 9, legata ai 17 SDGs, all'interno della quale andiamo a lavorare su 3 temi in particolare, ovvero il clima, la tecnologia ed il settore del care. I 3 temi, quindi questi 3 filoni, che sono secondo noi i più interessanti e che non a caso vanno proprio a intercettare le migliori opportunità legate al piano infrastrutturale di cui parlavamo proprio poco fa. Oltretutto abbiamo un vantaggio competitivo molto importante, abbiamo siglato una partnership con la Columbia University e in particolare con l'Osservatorio per la Terra, che ha permesso ai nostri analisti e portfolio manager di completare le loro conoscenze finanziarie con quelle più tipicamente scientifiche legate ai cambiamenti climatici. Crediamo quindi che questa strategia, insieme alla B Sustainable Global Thematic, possa aiutare gli investitori a raggiungere i loro obiettivi sia in termini di rendimento che di impatto sostenibile.